comma, stimola la funzione cerebrale e migliora la salute dell'organismo. La curcuma è una pianta appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae, e la polvere dorata che utilizziamo come spezia si ottiene dal suo rizoma. È utilizzata all'interno di miscele di spezie quali il curry, soprattutto quello indiano in cui è l'ingrediente principale. Utilizzata fin dall'antichità a scopi sia alimentari sia officinali e perfino nei rituali religiosi. La curcuma contiene svariate molecole attive che le conferiscono diverse proprietà e azioni benefiche per il nostro corpo, la curcumina con attività antinfiammatoria, vitamina C e antiossidanti. L'unico inconveniente di questa spezia è la sua scarsa biodisponibilità, cioè la difficoltà del nostro organismo di assorbirla. Il piccolo trucco di associarla a un pizzico di pepe nero e a un grasso come l'olio extravergine d'oliva migliora molto questo aspetto. Cosa succede se consumi tutti i giorni un cucchiaino di curcuma? Grazie al contenuto di curcumina, una sostanza con notevole potere antinfiammatorio, vai a fronteggiare le infiammazioni presenti nel corpo. Per chi soffre di artrite è dimostrato il potere anche nel lenire il dolore. Dai un grande sostegno al fegato nelle sue funzioni, aiutandoti a depurare l'organismo. La digestione dei pasti sarà facilitata e più veloce. Se soffri di gastrite o pancreatite, ti aiuterà a migliorare anche tali disturbi e ridurre gonfiori e gas intestinali. Essendo un potente antiossidante, aiuti il tuo corpo a contrastare l'azione dei radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare. Dai un bel rinforzo al sistema immunitario per prevenire i malanni di stagione. La curcumina stimola il sistema nervoso e le capacità cognitive, favorendo la concentrazione e i lavori di tipo intellettuale, ma anche il buon umore. Dimostrate anche doti antitumorali della curcumina, se la assumi quotidianamente favorisci la prevenzione contro leucemie e linfomi, tumori del tratto gastrico e genito urinario, cancro al seme ovarico e tumori neurologici.